2000 e che anno siamo? 2024! Dai! Lunedì 1 gennaio 2024, ci siamo svegliati e abbiamo detto: ma che facciamo oggi? Ci facciamo un giro a Villa Borghese magari? Siamo arrivati qua senza sapere cosa stesse succedendo e così ho deciso di chiedere. Christian stava un po' in ansia perché, sapete, per via dell'autismo alcune volte lui ha questa ipersensibilità nei posti affollati e soprattutto rumorosi, come in questo caso. Sì, ti piace qua? Hai visto quanti strumenti? È una banda questa, eh? Fanno tanta bella musica. Ok, qui c'è la parata, che fa tutta via Condotti, insomma, c'è la parata. Di tutti loro, ma visto quanti musicisti, Christian, guarda quelli, Alle 15.30 sarebbe iniziata la parata, quindi mancava veramente poco. Guarda amore, là quanti strumenti? Guarda chi c'è là! Guarda chi c'è là! La tuba, forse? Hai capito? No? Ha detto che quando avrà 18 anni un giorno ti comprerà una tromba. Però di lì devi studiare tanto, eh? Devi studiare tantissimo. La parata non è ancora iniziata, ma i ragazzi americani si stanno riscaldando e travolgono centinaia di persone, inclusi noi chiaramente. Era molto felice, anche se ancora un po' in disparte. Iniziare. Ci sono all'incirca 30 band, soprattutto internazionali. No, vabbè, fighissimo. Solo che stiamo cercando di uscire da questa strada perché abbiamo Alan, povero. Se iniziano a suonare, penso che si spaventerà tantissimo. Dobbiamo cercare di andare nel marciapiede, ma c'è troppa gente, ragazzi. Che dire, ha dimostrato ancora una volta che volere è potere, è stato grande, con tutto quel casino, cioè veramente fantastico.
era piacevolmente concentrato. Invece ad Alan gli abbiamo coperto tutte le orecchiette, così non gli dava fastidio la musica. Che Christian inizia a sciogliersi. Catena con i ragazzi di Kansas. Diceva in spagnolo quanto fossero belli i ragazzi di Kansas, una magnifica mescolanza di culture e colori. Ciao, ciao, ciao.